涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを You think you know me? On this day Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi video patch ovviamente, ma la vera novità sarà quello che registreremo subito dopo. Ma voi lo vedrete sabato, perché? Perché almeno il video più carino lo facciamo uscire sempre nel weekend. Come dicevo, Paolo e Dario. Hello. Ciao ragazzi. Più un ospite a sorpresa, non so se tornerà nel tempo. Allora, la patch è abbastanza tranquilla. Ritorna Pandora Commander e ritorna Supplice Shura. Allora... ovviamente qual è il problema di perché questa mossa così infame? Perché c'è Supplice Shura? Perché è stato buffato da noi, penso arriverà contemporaneamente da Smita, quindi essendo che qui non è scritto... perché non l'avevo messo? Ha crashato. Essendo che qui non è scritto, probabilmente a Smita non dovrebbe essere in Sacred, ma lo andiamo a controllare in tempo reale, perché ho qualche dubbio sinceramente. Se non fosse messo in Sacred Duel, ovviamente dovrebbe quindi di conseguenza uscire l'8. Però l'8 con lui dovrebbe contemporaneamente uscire anche il buff di Shura. Di conseguenza l'hanno rimesso, che non c'è, l'hanno rimesso per sistemare la problematica del buff. Perché ovviamente pochi l'avevano bullato, adesso che c'è l'hype di questa cosa provano a sfruttare l'onda. Dovete farlo? Assolutamente no, è uno spreco di risorse immondo adesso, recuperare un personaggio. Considerato non è entra vero nei pool. Entra nei pool? Aspetta, questo effettivamente non l'ho so. Visto. Potrebbe mi essere pare... After the Event? But... no, sì, nessuno no. Dei due. Ah vabbè, ma perché Supplice Shura, se non ricordo male, nel loro mondo speciale è uno special. Fatemi controllare. Probabile. Non vorrei aver detto una cazzata. Vabbè, l'unico special sì, è uno special. In realtà è... sono, è Araya, Saga e le Supplici, insomma. Nemmeno perché Saga è taggato per lo special. Taggato special. Anche sì, Underworld special, però. Ma Saga è pullabile. Sì, anche Underworld. Poi vabbè, ormai sto special non si sa manco, non sanno manco loro che cazzo voglia dire. È solo Araya tra i bimbi speciali. Sì, ma Araya è il bimbo speciale per eccellenza. No, momento. Saga Supplice non è pullabile, è uscito da poco. Sì, ma solo per quello. No, è Evil Saga. Ah, Evil, Evil Saga però ha ragione Paola, è sempre stato uno di quelli special, effettivamente, infatti ce l'ha. No, non lo so, comunque ragazzi, non ci sta per adesso, però sarebbe stata una buona idea. Altra occasione sprecata, peccato, perché devono trovare un modo di vendersi sto buff, perché lo sanno benissimo che molti l'hanno skippato, ovviamente, però vabbè. Allora, hanno messo il Lune Book of Non-Ipotence, quindi ci sono le pietrine, quindi mi raccomando fatelo e andiamo a vedere da chi sarà fatto. In realtà io c'è spero, un piccolo problema, le pietrine non sono nello scambio, quindi... Madonna mia, ma come fanno a buggare sempre tutto? Io non ci credo. Allora, che hanno messo? Ricordano cosa hanno mangiato un'ora prima, quindi... Ok, ce le ho tutte e tre, peccato. Comunque i due pool gratuiti ci sono al massimo risorse. Sì, effettivamente. Dovrebbe dare i fiori questa dava, infatti dava i fiori. Fiori, danno anche vabbè, le altre skin che se l'avete vabbè, già. Vabbè, sì, quelle vecchie. L'avevi anche vinto. Sì, mamma. Allora, però il problema di fondo è che non so, sono un attimo stupido, cioè davvero? Oh, ragazzi, dovete fare un copia e incolla di una patch. Vabbè, niente, loro sono fatti così. Bellissimo evento dello special sale. Vabbè, hanno messo lo skin flip con la skin di Milo, che forse questa volta dovrei fare, ma non farò, mi spiace, non mi interessa. PvP Melee, la Another Dimension. Mi pare che la Another Dimension è quello PvE. Non lo so, ci sono due dimension. Una qual è un Energy, uno con il coso di appunto il PvE. Del PvE, cioè l'altra dimension credo sia quella dove devi affrontare il mob gigante. Se no è quell'altra che diceva Pala. Boh, quale sarà lo scopriremo sto weekend.
Poi vabbè, hanno messo il privilege group purchase. Sì, è questa merda. È questo, il solito special sale. No, il in realtà il hanno pure sbagliato il nome, perché il privilege pool è quello che al maggiordomo che devi spendere $2 in base a quanti l'hanno fatto pigli un po' di diamanti. Ma credo sia questo in realtà, quello è tipo un minion gems, Vabbè, sono cose inutili, ragazzi. L'evento lì è buono quando mettono il per 2 invece che per 1 sul bonus, così è useless. Seriamente. Così è uno scam come al solito. Adesso andiamo a controllare se per caso, io perché vado a controllare i pacchetti, perché sapete cerco sempre qualche indizio che ricolleghi a Smita, ma dubito altamente. Non c'è il tomo a un euro. Sono a vedere quello, perché no. mi aspetto c'è comunque venga messo tipo Shijima o qualcuno dei Virgo, Araya forse, qualcuno dei Virgo comunque quando uscirà Smita. Comunque, morale della favola, controllino anche nel codex, questa settimana sarà l'ultima di tranquillità, sì. Allora, oggi è uscito Asmita nel China, quindi comunque stasera forse riusciamo a reattare già a qualcosa che vedremo in Galattica normale. E il video è carino, ma ormai si vede il low budget che usano, però fatto abbastanza bene. E da settimana prossima... Perché in quei giorni ti sei fatto gli occhi con un altro gioco. Sì, anche quello purtroppo è vero. Perché allora, qual è il concetto? Questa patch... doveva, a parer mio, anche da come sembravano intelligenti, portare un ritorno già di Thanatos. Non è stato fatto, evidentemente per loro era ritenuto a posto la situazione, visto l'ultimo bug che avevano creato quando uscito. Probabile ritorno di conseguenza sarà l'estate, quando uscirà l'altro DLC, e poi tra 6 mesi nel pool generico, nel coso delle polveri, dove c'è Fiuco. Qual è il problema? Nel video di sabato vi porteremo delle alternative al video che abbiamo fatto lunedì, per quello volevo fare sabato. Perché? Perché sono colpito, vi faccio i complimenti, l'ho fatto anche su Instagram, perché i commenti sono tutti intelligenti e tutti molto ben analitici sulla situazione del gioco che noi abbiamo mostrato. Thanatos è stato sottovalutato come problema e un commento soprattutto mi ha fatto vedere, secondo me state sopravvalutando Smita. Probabilmente, cioè io spero sia così. Ma perché lo sto facendo? Perché ho sottovalutato tanto questa uscita dell'RC. Io ve l'ho detto, cioè se vi andate a rivedere i video vi dicevo, tranquilli, sì è un RC che lo rende più forte, ma non chissà che cosa. Non chissà che cosa adesso ti distrugge il gioco. Perché quei valori che sembravano valori normali, tutto sommato, si sono dimostrati devastanti. Quindi non voglio rifare lo stesso errore, cioè preferisco dire no raga mi sono sbagliato, fottetevi, è tutto a posto, Asmita non è così broken, no raga mi dispiace, vi spacca il culo, non ve l'ho detto prima quindi non riuscite a farvelo, il concetto è quello. Per quello vi dico, fatevi più risorse possibili, preparatevi, poi se non dovesse esserlo, lo vedrete qui, se dovesse esserlo avete le risorse, perché attualmente il problema è quello. Perché Thanatos ha creato un divario che io non avevo previsto. E quando sbaglio così tanto, poi mi dispiace, perché alla fine avevo detto piatevela con calma. Uno là mi diceva, no, fatelo a tutti i costi, ci sono le promo di Huawei, usate quelle. Almeno vi si aiuta un po'. Però ammetto che non era prevedibile Thanatos così forte. Quindi cerchiamo delle alternative, per l'amor di Dio, però ho potuto vedere che spesso molti hanno risposto dicendo no, effettivamente è diventato il mio permaban. Sono io il primo a dire è meglio affrontare Artemide a quel punto, sinceramente. Però non lo so, Dario, e soprattutto tu, voce dei free to play, cosa pensi di questa attuale situazione? Perché ovviamente adesso è Shasmita, ma il prossimo? Il prossimo anno sarà un bidone se è veramente Kaiser di Leo, dai, non abbiamo speranze che esca un leone decente. No, assolutamente. Kaiser sicuramente no. Però. Quindi probabilmente, forse c'è la speranza di riposare un mese. Asmita sarà un po' nel culo, ma lo continuo a dire, che ha fatto... Io ho detto di non farla, però se per caso avete fatto Serafina non avrete mai le risorse per fare Asmita.
E io qui volevo però arrivare. Se invece ti hanno ascoltato, però appunto, se ti hanno ascoltato e hanno fatto quella tattica, adesso Asmita è un must. Aspettatevi comunque lunedì, tanto se esce come previsto lunedì c'è il leone, il gattino, cioè, fatevi le gemme, vedete un po' affrontandolo quanto impatta, è pesante, perché comunque è un personaggio che probabilmente se non è tutto 5 poco ci manca, se è forte fatelo e sperate che poi Leo sia veramente un mezzo bidone come ci aspettiamo. Almeno per sperando che esca poi effettivamente Leo, perché la difficoltà di previsione adesso è quella, perché a rigor di logica è un Next Dimension prossimo. Il problema è che, come ben sapete, come mi piace molto quando lo fa notare Pala per il candore, come lo dice, le previsioni sono una cosa, però è che questi fanno veramente il cazzo che vogliono ormai. Sì, però le dati del passato, questo è il periodo in cui arriva il banner bidone, trash, quello sicuro. Sì, sì, quello c'è sicuro. E il saga c'è stato coso del cancro che non mi ricordo detto. Quindi e c'è stato coso dello scorpione, quindi Defteros vincente, non Defteros Cardia. Sì, adesso di solito è il banner bidone. Questo è il periodo in cui arriva il personaggio un po', quindi speriamo che sia così, almeno uno si ci sono 3 bidoni l'anno, e effettivamente per adesso hanno mantenuto il loro iter, quindi la speranza c'è. Niente ragazzi, ci vediamo questa sera in live, la live durerà dalle 8:30 alle 10 massimo, ve lo dico, quindi siate puntuali, perché se ci sono novità verranno sparate tutte in quella fascia oraria. Noi ci vediamo stasera, a dopo. Ciao! Ciao!